Saluto a tutti i lettori di HD Motori, siamo qui da Nolan per rispondere a una domanda. Come vengono realizzati i caschi che indossiamo in moto tutti i giorni? Venite con noi a scoprire questo piccolo viaggio all'interno dello stabilimento di Nolan, dove vedremo alcune fasi della realizzazione dei caschi. Tutto parte con piccoli frammenti di polistirolo imbevuti di gas pentano. Questi frammenti vengono processati da una macchina che, tramite acqua sotto forma di vapore acqueo, va ad espanderli. Il risultato sono frammenti più grandi posti ad asciugare in questi silos e catalogati a seconda della loro densità. La fase successiva porta il composto nella macchina che si occupa dello stampo, miscelando i componenti di diversa densità a seconda del tipo di calotta interna che vogliamo realizzare. Le calotte possono variare sia nella dimensione a seconda della taglia che nel modello, ma anche nella composizione a seconda del mix di componenti di diverse densità utilizzate per raggiungere la necessaria rigidità strutturale. La macchina procede poi a stampare le calotte che verranno attrezzate con gli interni, montate in quelle esterne in modo da completare il casco con i vari accessori. I tessuti degli interni vengono assemblati in una divisione a parte che realizza il prodotto completo pronto per essere montato nella calotta in polistirolo. Su questa vengono applicate le guide in plastica dove si agganciano gli interni removibili. La fase successiva porterà poi alla realizzazione della calotta esterna in policarbonato oppure in fibra. Per quello in policarbonato si utilizza uno stampo, mentre per i caschi in fibra il processo è manuale e avviene tramite l'utilizzo di fibre di carbonio, fibra di vetro, Kevlar in percentuale diversa a seconda del modello del casco. Ovviamente i più pregiati sono quelli quasi completamente in fibra di carbonio, che permette di ridurre il peso finale e che, tra le fibre, è il materiale più costoso e più leggero. La calotta esterna, una volta realizzata, prosegue nella linea entrando in un macchinario, dove un braccio robotico provvede a levigarla, eliminando tutti i difetti inevitabili quando si lavora con uno stampo, e provvede a preparare il casco alla fase di verniciatura successiva. La calotta prosegue e entra in una macchina, viene precedentemente pulita, la macchina va a verniciare la calotta in modo da spruzzare la vernice evitando che le particelle di polvere ma anche le particelle di vernice in eccesso vengano a contatto sia con il casco che con l'operatore che poi provvede a gestire la macchina. Il processo è automatizzato a differenza della fase di applicazione delle decal. Queste infatti vengono applicate a mano, si inumidisce il foglio con le decalcomanie e vengono applicate sul casco in modo da creare la grafica finale per i caschi che non sono ovviamente in tinta unita. Il casco viene poi preparato per la fase di rifinitura dove la calotta esterna passa in un macchinario che aggiunge la vernice protettiva, uno strato finale che protegge da agenti atmosferici, corrosione del tempo ed eventuali piccoli graffi. Successivamente vengono applicati tutti gli accessori, tra cui le maschere per le prese d'aria, i meccanismi di apertura delle stesse o il meccanismo della visiera, in una fase che è la stessa sia per i caschi in policarbonato che per quelli in fibra. I elementi sono stati precedentemente ovviamente stampati, verniciati in modo da poter essere applicati sul casco. Infine la fase finale è quella dell'introduzione del blocco calotta interna e interni all'interno della calotta esterna. La visiera viene poi stampata e realizzata, immersa in un bagno protettivo che andrà a creare uno strato antigraffio, così da evitare che impatti con piccoli insetti e eventuali piccoli urti possano andare a danneggiare le sue qualità ottiche. La realizzazione dei caschi in fibra differisce per la fase della calotta. Questa viene composta utilizzando il mix di fibre di vetro, carbonio e Kevlar che poi vengono cosparse da una resina andando nella fase di cottura in modo da comporre poi la calotta stessa. Una lama d'acqua va a rifinire il casco e successivamente il processo riprende come modelli in policarbonato, montando quindi gli interni e le eventuali finiture. I caschi sono pronti per la spedizione al cliente oppure vanno a finire nel reparto corse di Nolan. La divisione corse infatti utilizza gli stessi caschi realizzati per i clienti, ovviamente cambiano le personalizzazioni degli interni, quindi i guanciali oppure la parte della fronte, in modo da adattarsi meglio alla testa del pilota a vantaggio del massimo comfort. Grande importanza assume poi la fase di test. In questo caso si mettono alla prova sia la sola calotta esterna che la combinazione delle due per dimostrare come le due debbano lavorare assieme per assorbire gli urti. Per la prova si utilizza un proiettile in alluminio da 300 grammi che viene sparato sulla calotta esterna tramite un macchinario. All'inizio vediamo infatti che la calotta esterna da sola non riesce a assorbire l'urto e si deforma. Quando però il casco lavora con entrambe possiamo vedere che l'urto viene assorbito dalla calotta interna lasciando all'esterno un danno inferiore. Compito della interna è infatti assorbire l'urto ed evitare che questo poi vada a ripercuotersi sulla testa del pilota.
Un ulteriore test serve a dimostrare che, quando si cade in moto, è necessario cambiare il casco per avere la massima sicurezza. Lo stesso proiettile sparato nello stesso punto precedente dimostra infatti che il casco non è più in grado di garantire la protezione necessaria, che inevitabilmente scende. Il laboratorio si occupa anche di testare le varie componenti, sistema di aggancio o la visiera per esempio, che passa una fase di 15.000 aperture e chiusure per testare sia la visiera stessa che gli ingranaggi, in modo da correggere eventuali errori di progettazione prima della messa in produzione. Importante è anche la fase di test omologativa, fase per cui Nolan è attrezzata da un laboratorio in autocertificazione controllato dagli enti in tutto il mondo. Il laboratorio sfoggia macchinari diversi e teste diverse a seconda dei test per i vari mercati in cui Nolan poi andrà a commercializzare i caschi. Ogni omologazione avrà bisogno sia di diversi macchinari che diverse teste per mettere alla prova i parametri imposti dagli enti certificatori. In questo caso possiamo vedere un test di caduta, il casco completamente assemblato viene fatto cadere e la macchina restituisce i parametri che poi al computer vengono controllati in modo da rientrare in quelli imposti dagli enti certificatori di tutto il mondo. Con questo è tutto, avete scoperto come vengono realizzati e testati i caschi di Nolan, per eventuali domande restiamo a disposizione nei commenti, un saluto a tutti i lettori di HD Motori da Iron Man.